Intanto va sottolineato che una delle caratteristiche dell'azione della Sicilia Film Commission e del progetto Sensi Contemporanei all'interno del quale abbiamo operato è sempre quella di lavorare su progetti che abbiano un coefficiente di sperimentalità interessante, insomma l'azzardo è scommettere su territori non sicuri. In questo abbiamo trovato degli ottimi complici in Simone Arcagni e nella gang di Emerging Series con Giusy Mandalà per esempio. Alla fine diciamo abbiamo realizzato questo bando che è stato il primo in Italia, il primo bando di una pubblica amministrazione rivolto al sostegno e attraverso il cofinanziamento di web series. La nostra intenzione erano duplici, da un lato quello di scommettere sulla creatività di un range di autori giovani, cosiddetti giovani, quindi di scommettere su un orizzonte creativo nel campo dell'audiovisivo che diciamo su un parterre che normalmente non ha un accesso a finanziamenti pubblici in modo agile. Dall'altro era quello di lavorare su un terreno di produzione audiovisiva che non si declinasse abitualmente né nei percorsi del cinema né nei percorsi della televisione. Io ho collaborato per la costruzione del BAN. Trovo particolarmente interessante che il bando sia stato rivolto a under 35, soprattutto cercando di portare all'interno dell'industria audiovisiva. Credo sia importante sottolineare come il bando, al di là di tutti gli aspetti contenutistici che poi ha portato anche alla selezione tra le 5 web serie che hanno avuto accesso al cofinanziamento di Indictus, sottolineasse l'importanza della costituzione di un gruppo di giovani in società, addirittura prevedendo anche il rimborso delle spese sostenute per la costituzione della società. Allora, tutto è nato in questo modo. Ci sono state due letture delle storie, dei racconti storici su cui il nostro prodotto si basa. Noi siamo partiti chiaramente dal testo del Malaterra per quanto riguarda i Normanni e poi abbiamo fatto una lettura anche delle poesie di Ibn Abdis, che per esempio è uno dei poeti più belli che la storia siciliana abbia mai avuto, sempre del secolo. Per cui dalla ricostruzione che noi abbiamo fatto, semplicemente una ricostruzione di 100 anni, abbiamo portato a un tempo di racconto di una settimana circa 10 giorni. Questo cosa vuol dire? Che tutti i fatti sono stati romanzati in mezzo agli eventi, per mantenuti i fatti storici ma romanzati in modo tale che tutti gli intrecci dei personaggi corrispondessero. Il non detto cos'è? Il non detto è semplicemente una scena che non è raccontata e richiama un po' quello che non è mai stato raccontato nella storia, no? Che sarebbe un po' il ciclo dei vinti del buon Verga. È un po' la nostra curiosità il non detto, quindi ci è data la possibilità all'utente di cliccare sulla I che poi comparirà durante il video. È quella curiosità che dipende esclusivamente da noi, cioè da noi che viviamo la storia e che facciamo la storia, è la metafora di Indictus, il non detto. È la prima volta che in tanti film in cui ho recitato mi trovo a recitare in una webserie. È un'esperienza meravigliosa perché oggi il mercato si apre di fronte a queste prospettive nuove, quindi dobbiamo essere pronti e predisposti a questa nuova frontiera della comunicazione. La fortuna del web e delle web serie è che non abbiamo più bisogno delle grandi major, ma basta un buon produttore e quindi si può ritornare a fare qualcosa di autoriale e di qualità, perché ecco, diciamo, basta poco, non serve il colossal a livello proprio finanziario per realizzare qualcosa, e quindi possiamo tornare a sperimentare, a fare cose di qualità. È bello raccontare questa storia che noi conosciamo abbastanza bene, però gli altri non così tanto. Quindi è una storia che dobbiamo far conoscere al mondo, ci stiamo riuscendo piano piano, è importante portare avanti proprio la storia della nostra città, della mia città, ma anche proprio della nostra terra. E poi per i miei tratti molto spesso non vengo scambiata per siciliana, ribadisco che sono normanna, quindi finalmente ho potuto fare la siciliana doc. Io ho origini nelle Madonie. Quindi per me è stato come ritrovare i luoghi della mia infanzia. Avere l'occasione di poterci recitare è stato il top, no? Il massimo che potessi aspettarmi. Poi Arisgo è un personaggio
che mi ha conquistato subito, perché lui ha questa fede incrollabile, no? E il motore, diciamo, della sua azione, del suo agire è proprio la fede. E io credo che ci sia un grande bisogno di fede, ognuno deve conservare la propria per affrontare spesso le sfide che una terra come la nostra ci propone.